Questo è il posto ideale per raccontare delle storie di fantasmi. Andando a Vigevano. Ci sei mai stato innanzitutto? Ah, da rifare tutto. Dai! Tutto molto meglio. Ricomincio, dai! Stavo guardando un bel film sui pattinatori. Quando sei arrivata tu, ragazzi. Scusa. Ma ti muovi o non ti muovi, porco zio? Ho chiesto scusa due volte. Oggi è uno di quegli automobilisti incazzati. Quelli tipici milanesi. Lui va nel controviale perché gli piacciono le buche. Non fermare così perché mi istichi. Ti istico la cattiveria. Ma tu fai apposta. Ti istico la bontà. Questo qui è effetto per me. Loro. Oh, che vita, ragazzi. Che vita di? Dai, questo di poesia. Che pazienza. Lei mi avrebbe portato qua. C'era anche che girassi con più. Questa via non si presenta benissimo. Ah, beh, questi scatti qua. Deve essere veloci. Quello lì è il pub per te. Il tempo che non c'è. Spero che non sia tutto chiuso. Non è da. Oltre alla piazza famosa c'è anche il castello sforzesco come Milano. Raccontaci un po' di Vigevano, tu che hai letto su internet. Vigevano vuole entrare a far parte della provincia di Milano perché si sente profondamente simile, tant'è che hanno anche lo stesso santo. Allora sì. E quindi c'è questa piazza molto famosa che è Piazza Ducale. E poi il castello sforzesco. Andiamo a vedere il castello. Guarda lì, c'è una bellissima chiesa. E da lì dobbiamo entrare. Fantastica, favolosa. Sai chi è questo? San Francesco d'Assisi. Che misombre. Fai bravo, ascolta la lingua. Quando dorme sì. Piazza Ducale, Castello Sforzesco, Duomo. Quindi questa è solo una chiesa, non è il Duomo. La chiesa di San Francesco. Eccolo là, delle tracce. La piazza è come quella di Lodi, rettangolare con tutti i porticati. Grazie.
ci dobbiamo assolutamente tornare a Natale. Stile Lodi. Bello però, no? Col porticato. Mentre piove. E dietro c'è il castello. Mentre piove non ci si bagna. Come adesso. È cominciato a piovere. L'altro lato. Qui c'è tutto il parco. Guarda com'è romantico quel sottobosco. Stavo continuando a schiacciare tasti sul cellulare. Don Dan. Oh amore, sono le campane. Sì, certo. Campane. Dove siamo qua? Oh, ma sai che si può salire anche sopra là, secondo me? Sì. Saliamo? Facciamo un'altra campanile? Va bene. E due, così. La strada pensile coperta. Bella. Tutto a te. Cioè? A un mese a questa parte saranno già finite le vacanze. Dio santo. Sono ancora iniziate, già pensi che fra un mese saranno finite. È favoloso. Ma secondo te Paolo e Federica ieri hanno fatto un vlog a Sirmione? Può essere. Secondo me sì. Dovremmo indagare. Guarda che discesa. Bello, ma quindi c'è proprio la passeggiata indicata. Guarda che lì c'è anche la cartina, andiamo a vedere. Sì. Quindi noi siamo entrati dalla torre. Dai, fai il giro. No, cambia.
Abbiamo fatto così? Siamo entrati da qua. Abbiamo fatto... Qui siamo stati dietro. Siamo andati qua. Poi qua abbiamo fatto tutto questo ponte sotterraneo. Aperto. Adesso siamo qua, in questo punto qua. E poi adesso mi sa che stiamo per farcela indietro da sotto. Guarda quella l'ottocentesca, non l'ho vista. Dai. Veloce? Piace abbastanza. Sì, si vede. Che figo. Questo è il posto ideale per raccontare delle storie di fantasmi. Boh. Storie dell'orrore. Neanche... Ancora no, torre. Torre di Bramante. Torre di Bramante? E si sale su un'altra torre. La torre di Bramante. Andiamo. Naturalissimo. Oddio. Crocetta che senti. Seguitemi. Oh, c'ho la testa. Staccati, va. Io qui senti una bella testata. Sciocchino. È venuto bene? Sì. Guarda che forte che hanno fatto i disegni. Io ho capito perché costa solo 1,50€. Questo è un percorso avventura. Sarà da ridere, no. Chi sei? Attaccati. Ah, attaccati veramente. Sembra che stai scalando la montagna. E non guardi nelle finestrelle? Dai. La torre colpisce ancora. Maschio. Ecco qua il maschio. Senti il maschio. L'edificio del maschio. Termine che nel castello medievale indicava la torre usata come estremo rifugio. Wow! Oh, siamo sotto l'orologio. Sono le 5.
Guarda che bello il Duomo. Guarda che bella la piazza, no? Con tutte quelle decorazioni. Questa è troppo rettangolare. Non è brutta per l'amor di Dio, ma stretta e lunga, quella è proprio larga. Anzi, mi sa che è larga così, però è il doppio, eh? No! Sì, c'è un altro quadrato, c'è un altro rettangolo così che compone il quadrato. Ah sì, via. Ma no! Oh, anche a San Francisco c'era il solito piccione sulla statua così. Intimate. Ma forse, forse. Guarda queste case, una appiccicata con l'altra. E questa qui è la strada che abbiamo fatto prima, tutta coperta. Ma vai, l'altra parte. No, è questa, no? Ma vai, l'altra parte, il calentamento è zero. Vedi che sono qua. Ah, le scuderie sono. Ma è finita? Eh sì. Da su chissà quanto, ma non c'è il rischietto. Beh, vediamo come scende. Presidente, chi scende? No, vai, vai tu. Prima no, devo riprenderlo. Dai, non pare timido. No, mica lo sai che non è andato male. Beh. Sembri sei i mimi quelli che fanno finta di. Di toccare un po'. Ma perché sono arro? Siamo nelle scuderie. Io adesso vado in fondo. Ma non era la falconiera qua? Tu mi guardi. Sparire. E per correre la navata. No, veramente il contrario. E vabbè, se torni qua. E andiamo. Per correre la navata. Dici, ogni passo che faccio, ma lo voglio fare veramente, lo voglio fare veramente. Purtroppo io sarò già lì, a casa, in casa mia bello tranquillo, manderò un altro. Viste che c'è lì la statua di Sant'Ambrogio? No, non l'ho vista. Mi appresto a vederla. Come ti dicevo? A guardarla. Hanno lo stesso patrono di Milano, tanto che è il Duomo in onore ad Sant'Ambrogio. Siamo qui al bar. Facciamo vedere cosa ti sei scofanata. No, anche tu. Tutti e due lei. Vabbè, non dille. Che non ne sarei capace. Abbiamo mangiato un gelato buonissimo. Vuole, andiamo. Sembri grande e grosso. Lo sono. Andiamo. Sai che carino le nostre iniziali su quei scivoli? Ci saranno solo le mie, perché le tue sono troppe. DMVZ. Mille e uno tentativi di fare una foto d'autore. Porca miseria, uè. Che fatica, che fatica. Ci vuole il grand'angolo, siamo arrivati a questa conclusione. Ciao Davide Evano. Ciao.